Purgatorio. Canto quindicesimo. Dante rimane abbagliato dall'angelo della misericordia che invita i poeti a salire alla terza cornice. Virgilio spiega una frase di Guido del Duca sui beni, come quelli celesti, che più sono condivisi, più valgono. Appaiono delle visioni con degli esempi di mansuetudine. Entrati nella terza cornice, dove gli iracondi espiano, sono avvolti da un fumo nero e denso. Lo mio maestro e io, soli amendue, suso eravamo, e io pensai, andando, prode acquistar nelle parole sue, e dirizzami a lui sì dimandando. Che volse dir lo spirito di Romagna e di Vieto e consorte menzionando? Perché li a me, di sua maggior magagna conosce il danno, e però non s'ammiri, se ne riprende perché men si piagna. Perché s'appuntano i vostri disiri, dove per compagnia parte si scema, invidia movel manta qua sospiri. Ma se l'amor della spera suprema torcesse in suso il desiderio vostro, non vi sarebbe al petto quella tema, che, per quanti si dice più lì nostro, tanto possiede più di ben ciascuno e più di caritate arde in quel chiostro. Io son d'esser contento più digiuno, diss'io, che se mi fosse pria taciuto, e più di dubbio nella mente ad uno. Come esser puote con ben distributo in più posseditor faccia più ricchi di sé che se da pochi è posseduto? Ed elli a me. Però che tu rificchi la mente pura alle cose terrene, di vera luce tenebre dispicchi, quello infinito e ineffabil bene che là su è, così corre ad amore come a lucido corpo raggio vene. Tanto si dà quanto trova d'ardore, sicché quantunque carità si stende, cresce sovressa l'eterno valore. E quanta gente più là su s'intende, più veda bene amare e più vi s'ama, e come specchio l'uno all'altro rende. E se la mia ragion non ti disfama, vedrai Beatrice, ed ella pienamente ti torrà questa e ciascun'altra brama. Procaccia pur che tosto sieno spente, come son già le due, le cinque piaghe, che si richiudon per esser dolente.